c'è una cosa che devo assolutamente dirti. Voglio parlarti di persona. Sei libero stasera? Credo di sì, Chihaya, però... Giusto per sicurezza, ma proprio perché, sai com'è, sono un diffidente del cazzo. E la colpa è proprio tua, Chihaya, sappilo. Ah, tra l'altro domani è Halloween. Oh, che bello. Ti chiedo di fare prima una lettura. E come sempre, penso intensamente a te. Però cavolo, aspetta. No, va bene, andiamo da Chihaya. Stavo pensando dovremmo andare al Jazz Club, ma va bene così. E ora che mi hai fatto la lettura, pensiamo a te, Chihaya. Ti stavo aspettando, non crederai mai a cosa è successo. Sento di potermi avvicinare, sì, ma a che punto siamo, Chihaya, noi due? Al rango 5, quindi il prossimo è al rango 7 e il prossimo ancora è la richiesta del memento. Vediamo, allora, mi conviene fare stasera, se è possibile anche domani sera e se è possibile ancora la sera dopo ancora. Per 3 giorni dobbiamo occuparci di Chihaya. Passiamo il tempo con lei. Allora accomodati. Perfetto, non vedevo proprio l'ora. Ultimamente la mia reputazione è schizzata alle stelle. Molti dei miei clienti ora vanno via felici. Sono persino riuscita a usare i miei poteri per cambiare destini che sembravano ineluttabili. Evidentemente per cambiare il fato basta una volontà ferrea come la tua. Ma vorrei poter fare di più. Sei in pausa, Mifune-kun? Kun? Non dovrebbe essere Chan? Fukurai-san. Dunque, tu sei l'apprendista di cui ho sentito tanto parlare. Mi domando, perché sei così interessato a Mifune-kun? Dovrebbe essere Mifune-san, comunque. È una persona davvero fantastica e soprattutto mi ha rubato 100.000 yen. Fantastica? Sei un tipo strano. Comunque, devo farti complimenti per aver scelto Mifune-kun. Le sue predizioni sono raggio di luce per chi è che guidano le pecorelle smarrite attraverso le tenebre. Comunque, Star-san, lui è Fukurai-san, è il presidente dell'APC. Oh, giusto, non sai cosa sia l'APC, vuol dire... Adunanza delle potenze celestiali. Il nostro obiettivo è dar sollievo ai cuori e alle menti delle anime, che con eventi curativi e seminari. Ah, sei uno che fotte i soldi. L'ho già capito. Vendiamo anche le pietre sacre, fonte dei nostri poteri divini. Sono una bella fetta degli affari. Se già che parla di soldi, capisci già che tipo di persona è. Fukurai-san, Ora che ci penso, Kodama-kun ha detto che ultimamente ti comporti in modo strano. E cosa più importante, sembra che la tua quota di pietre sacre sia in calo. Va tutto bene? Sì, compenserò il calo con le tariffe delle mie predizioni. Ecco, Fukurai-san, io non so quanto le pietre sacre siano efficaci. Prego? Beh... Ricordi che ti ho mostrato la via quando sei arrivata dalla campagna, smarrita e confusa? Ricordi che ti ho salvata quando lavoravi in quel locale malfamato senza alcun posto dove andare? Sono stato io, stai dicendo che non ti fidi della persona che ti ha fatto così tanto per te? Non sto dicendo questo. Allora basta con lo scetticismo. Concentrati sul tuo ruolo di sacerdotessa del sollievo. Predici il futuro delle povere anime che vengono da te e salvale con le pietre sacre. Deve essere assolutamente uno scherzo tutto ciò. Non c'è salvezza per coloro che scherzano. Io... Non vuoi che le cose tornino come erano prima, vero Mifune-kun? Non ricordi la crisi che hai avuto davanti a me quando dicesti che tutti ti consideravano un mostro? Mamma mia, che schifo di persona. Se abbandonerai il ruolo di sacerdotessa del sollievo, non sarei altro che un mostro. Lasciala in pace, stronzo. Star-san. Va bene, se vuoi perdere tempo con questo ragazzo, non ti fermerò. Ma non dimenticare, Mifune-kun, la PC è l'unico posto che puoi chiamare casa. Oh, che stronzo. In realtà non ho mai lavorato in un nightclub. Mi hanno solo spinta ad entrarci con l'inganno. Comunque il presidente è famoso per ingigantire i dettagli. Che stronzo. Pensi che sia strana, eh? Tutto questo parlare di sacerdotesse e mostri. Per me tu sei solo tu. Nessun altro. Oh, nessuno mi aveva mai trattata con così tanta gentilezza. Nessuno ti aveva mai trattato con così tanta gentilezza, virgola, dopo che gli hai rubato 100.000 yen. Punto. Comunque, è stato incredibile il modo in cui abbiamo tenuto testa al presidente poco fa. Non sarei mai riuscita a parlargli delle pietre sacre se fossi stata da sola. La tua forza mi ha aiutata a parlare. Dovrei prendere esempio da te più spesso. Dovresti prendere anche i miei soldi più spesso, a quanto pare, stronza.
Rango 6, forza. Un'altra sera e siamo al rango 7 e un'altra sera ancora richiesta di memento. Comunque il presidente sembra serio in merito alle pietre sacre. Se non raggiungo la quota dovrò pagare un rimborso e se lasciassi il lavoro dovrei sborsare una penale. In cosa ti sei cacciata, donna? Immagino che il mio fato non possa essere cambiato dopo tutto. Ah. A ogni modo è ora di chiudere. Ciaia, santo cielo, io capisco non sapere cosa fare della propria vita, essere confusi e tutto il resto. Però, mi dispiace per oggi. So già cosa dovrei fare per cambiare il mio destino, ma quando affronto il presidente non trovo mai il coraggio di dirgli quello che dovrei fare. E allora sii sincera con te stessa, cosa vuoi davvero? Oh, hai assolutamente ragione. Le scuse non servono a nulla. Sono l'unica che può rimediare i miei difetti. Sei così forte, Star-san. Vorrei pensarci un po' più a lungo. Grazie ancora per oggi. Ci vediamo. Spero che questo pensarci a lungo non sia troppo a lungo, perché io ho bisogno delle tue predizioni, donna. Ho bisogno che tu ti muova. Buongiorno. Mia sorella fa sul serio, quel casino rispecchia perfettamente tutta la sua determinazione. Batterla non sarà affatto semplice, lo so meglio di chiunque altro. Voglio capire meglio la nostra situazione e voglio farlo al più presto. Andiamo al palazzo. Calmati, io ho bisogno di tempo. Scusa, forse mi sto facendo prendere dal nervosismo, però non sopporto di vedere mia sorella in questo stato. Dobbiamo fermarla a ogni costo. Se per caso vuoi andare, fammelo sapere, mi farò trovare pronta. Sì, signora. Oh, io capisco il tuo nervosismo, Makoto, credimi. Ma dobbiamo occuparci di Chiaia, dobbiamo far aumentare Akechi, visto che adesso ha praticamente detto che sa di noi e ci vuole aiutare. Dobbiamo mandare avanti anche lui. Quindi se non c'è Akechi andiamo da Chiaia, se non c'è Chiaia andiamo da Akechi, se non ci sono tutti e due dovremo trovare modo di occupare le sere. Iniziamo la lezione. Dove eravamo arrivati la scorsa volta? Ah, è acceso? Prof. Chowun è pregata di recarsi subito in sala docenti. No, no, no. Cosa potrà mai essere? Vado in sala docenti, nel frattempo studiate da soli. E io me ne vado col braccio così. La Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo libero, dovremmo farne buon uso. Qual è il piano? Leggere qualcosa. Cosa potrei leggere? Mi rimangono tutte le riviste da una sola lettura, quindi vediamo se questi luoghi li abbiamo già trovati. Quel libro parla di Disneyland. Perfetto, e già lo conosciamo. Quel libro parla di Asakusa, vero? Perfetto, conosciamo anche quest'area. Quindi leggere non mi serve. Allora creiamo degli strumenti. Fantastica idea. Perfetto, ne puoi fare solo 6 però. Io farei 4 di nebbia ipnotica perché non ci servono così fondamentali, ma ci serviranno più avanti. E con gli ultimi 2 vediamo cosa possiamo fare. Direi di fare 2 muri di fumo. Almeno andiamo sul sicuro e abbiamo qualche altro oggetto che ci può aiutare al di fuori della battaglia. Sarà meglio smettere. Va bene, Morgana, smettiamo subito, perché tanto ho fatto gli strumenti che mi servono. Ottimo. Cosa sarà mai stato? Beh, riprendiamo la lezione. Ci è mancato poco. Comunque, grazie a Kawakami abbiamo ottenuto un bel po' di tempo libero. Dovremmo proprio ringraziarla. Dovremmo arrivare lì con una scatola di cioccolatini e dirgli grazie. Oppure del curry, aveva detto che voleva provarlo. Chi sarà che mi scrive? Aspetta, provo a indovinare. Vieni in sala giochi e andiamo nel palazzo? Nuove verdure e voglio andare nel palazzo. Beh, è vero anche che dobbiamo occuparci di Haru. Prima andiamo da Yusuke. Gli chiediamo di duplicarci una carta a caso. Gli farei fare centro perfetto questa volta. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, tieni. Grazie Yusuke. E vediamo se Haru è disponibile allora, perché in questo caso vorrebbe dire iniziare il suo confidant.
È vero, già che siamo qua da Hawaii, dobbiamo modificare l'arma di Akechi. Vediamo se possiamo migliorarla in qualche modo. 390 con 85 di precisione. Va bene, sì, va bene questo. Giusto, mi stavo dimenticando di Thanatos. Reclamiamolo tanto, lasciarlo qua dentro non mi serve a nulla ora. Assorbi sacro. Guarda, non fosse che in realtà la protezione al sacro già ce l'abbiamo, questo sarebbe stato un'ottima roba da mettergli. Ehi Haru, come vanno le piante? Qualcosa di nuovo? Phoenix-kun, hai stabilito il piano per oggi? Vorrei uscire con te. Eh? In un momento come questo, fa forse parte di un'ampia strategia di infiltrazione? Direi di sì. La fai sembrare una cosa molto importante. Forse sapersi rilassare lo è in momenti come questi. Allora vorrei approfittarne per portare il mio raccolto più recente a Sakura-san. Potrebbe essere una buona occasione per rafforzare il mio legame con Haru. Ok, oggi vorrei passare dalle Blanche, verresti con me? Certo, va bene. Sì. Ottimo, allora andiamo. Come vuoi Haru. Pam pam pam. Salve Sakura-san, spero che mi perdonerà per la richiesta. Non preoccuparti, in questi momenti non ci sono clienti. Quando è che ci sono i clienti? Allora, questo è ciò che hai coltivato? Sì, vorrei un'opinione sincera da parte di un cuoco professionista. Vediamo. Tacate tacate tac. Cos'hai fatto, la ratatouille? Sinceramente, tanto il gusto quanto l'aspetto sono molto lontani dal livello di mercato. Capisco. E tuttavia, il fatto che tu sia riuscita a coltivare qualcosa su un tetto è notevole. È un onore, detto da lei. Anzi, non posso dire che il sapore fosse buono, ma aveva comunque un che di rinfrescante. Mi ha dato la stessa sensazione di quando ci si sente meglio dopo aver preso una medicina amara. Aver trovato la pianta a casa? È possibile che fosse il risultato di esperimenti della Komura Foods. Grazie per la sua opinione, Sakura-san. Ne prendo nota. Di nulla, ragazza. Le verdure di Haru sono un po' amarognole, ma ne viene comunque una grande energia. Fanno un po' schifo. E come dice lui, ho avuto anch'io la stessa sensazione. Credo di capire cosa intendesse quando ha definito il sapore rinfrescante. E le verdure cresciute dal sole sembrano donargli una grande energia. Potrebbero tornare utili per le incursioni nei palazzi. Senti, non è che puoi piantare qualcosa di buono? Sono d'accordo. Sono felice. Non mi aspettavo che questo mio hobby potesse tornare utile ai ladri fantasma. Si tratta di un unico campo in cui posso onestamente definirmi esperta. Non sei comunque costretta a farlo, sappilo. Ma voglio! Oh, a proposito, saresti disposta ad aiutarmi ancora, come hai fatto oggi? Certo, assolutamente. Affare fatto. Siamo come dei veri ladri fantasma. Ok, da questo momento in poi farò del mio meglio. Quindi prima stavi facendo il tuo peggio? Ah, che voglia di verdure fresche ora che ho. Si direbbe che abbiate compiuto delle indagini su un certo conglomerato. Esiste la possibilità che vi siate infiltrati nella sede dell'azienda. Forse esiste un collegamento. Parlami di quella persona. Non so che cazzo tu stia dicendo. Abbiamo solo mangiato delle verdure. Io sono te, tu sei me. È appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capace di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, l'imperatrice mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Shinkikoho! Coltivazione, puoi coltivare le verdure con Haru sul tetto della Shujin. Anche questo in realtà è importante. Non è una cosa fondamentale, ma in realtà ci può tornare utile, soprattutto una verdura in particolare. In effetti ha ragione, il sapore lascia molto a desiderare. Spero che le prossime verdure escano meglio. Grazie per l'invito, il tuo parere sulla verdura è stato molto utile. Oh, e se c'è qualche verdura in particolare che ti piace, fammelo sapere. Se ho molti semi, quindi se hai delle preferenze, pianterò quelli prima. Era il nostro accordo, d'altro canto. Oh, è giusto.
Ah, oddio, quando lo dici così è stranamente intrigante. Bene, tornerò a casa per adesso. Va bene, vuoi che ti accompagno? No, penso che arriverà la macchina aziendale. A presto. Le tue piante, certo, non saranno la grande piantagione della vita, ma saranno utili. Sei tornato? Scusami, posso solo darti il benvenuto a casa. Oh, Sojiro, non c'è neanche bisogno che ti scusi, credimi. Vediamo chi è disponibile stasera. Oya no, Chiaia no, Akechi no. Ok, questo mi ha sorpreso, il fatto che non ci sia nessuno. Iwai, almeno tu? Stasera non c'è un cazzo di nessuno, benissimo. Sai, più ci penso, più mi rendo conto che siamo vicini a dicembre. Cavolo, domani è già novembre, dicembre, mancano solo 2 mesi. Una mezza idea ce l'ho. Visto che abbiamo letto il libro, però, volendo potremmo andare anche a giocare a freccette con come si chiama, con Akechi. Per questa sera andiamo a pescare. Ah, guarda che sono tutti vestiti da Halloween. Benvenuto, grazie di essere tornato. Grazie a te di avermi fatto ritornare. Vediamo cosa pescheremo stasera. Come vuoi. Ecco l'esca, con questi dovresti prendere qualche pesce piccolo. Ah, ogni sera mi regali le esche, fantastico. Hai preso la carpa inarrivabile e anche una targhetta. Cosa vuoi fare? Vuoi proseguire? Perché no? Hai preso la carpa selvaggia e una targhetta. Hai preso la cipride di Tokyo. Carpa inarrivabile, fanno 1200 punti. Ah, la targhetta, allora vale doppio. La carpa selvaggia, 40 punti. Ah, una targhetta, 80 punti. La cipride di Tokyo, 40 punti. Ah, una targhetta, 80 punti. La carpa inarrivabile, 1000 punti. Ah, fino ad ora hai 3560 punti. In realtà con 3000 punti non ci facciamo nulla. Hai preso una cipride delizioso. Hai ancora un po' di tempo, cosa vuoi fare? Continuare. Siamo qui da un pezzo, mi stai rompendo il cazzo. Cosa vuoi fare? Pescare ancora. Eccola! È lì! Cazzo, sì, aspetta! Mettiamo quella sospetta, dove sei? Eccolo! Dio mio, io ti pesco, ti giuro. Ti giuro che ti pesco. Pezzo di merda, girati! Yes. Non mi sfuggi! Ti giuro. Pezzo... No, non ce la farai a sfuggirmi. Ti giuro che rimaniamo qui finché non ti ho preso. Merda. No. Dai. Sì, cazzo. Il guardiano di Ichigaya. Si è fatto tardi, forse dovremmo smettere. Wow, bravissimo, hai preso il guardiano. Si vede benissimo che ami la pesca. Visto che è la tua prima volta che lo prendi, ti darò 3000 punti extra. Bene, il tuo bottino finora è cipride delizioso, 700 punti, che fanno 1400 con la targhetta. Cipride delizioso, altri 700 punti. Il guardiano di Chigaia, 5500 punti. Il tuo momento hai 7600 punti. Yes, catturata. Cosa vuoi fare? Non era Morgana, cosa vuoi fare? Ma in realtà niente, cioè io ero venuto solo per pescare quello. Anche se il distintivo del dio pesce non mi dispiacerebbe averlo, ma non starò qui a farmi 100.000 punti. Me ne vado, ciao. Se non sbaglio però io in realtà tutto questo l'ho fatto per un trofeo nella cosa dei ladri. Me lo danno, vero? Ottimo, ho fatto questa cosa della pesca per nulla. Il dottor Maruki se ne va, mi stai prendendo in giro. È così triste. Penso di sapere chi sia nei ladri fantasma. È arrivato Akechi 2.0. Se li denunciamo otterremo 30 milioni di yen. Ma non possiamo denunciare tutti quelli che sembrano sospetti. Meno male che qualcuno con un paio di dita di cervello c'è allora. Interrogazione? No. È già novembre. Ormai abbiamo superato quasi tutti gli eventi scolastici, perciò avete più tempo per studiare. E copritevi bene, le temperature sono in discesa, cercate di non ammalarvi. Dico sul serio, se anche solo vi sentite la febbre, andate subito dal medico.
A proposito dell'infermeria, il dottor Maruki se ne andrà il 18. Se gli dovete parlare, fatelo adesso. È un tipo silenzioso, ma è bello averlo qui con noi. Mi dispiacerà quando se ne andrà. Perciò, se vi ha aiutati a stare meglio, ringraziatelo prima che se ne vada. Comunque, iniziamo la lezione. Cavolo, il tempo vola, è già passato un altro anno. Se Maruki mi chiede di uscire, beh, penso che allora la mattinata la occuperemo così. La scuola è stata sempre così. Non vi è sembrata un po' diversa dal solito? Tu credi? Anch'io ho la stessa sensazione. Cosa vuoi dire? Sembra che tutte le persone intorno a noi siano più irrequiete. È piuttosto inquietante, vero? C'è qualcosa di diverso, di sicuro. Solo io penso che non sia cambiato nulla. Qui non sembra esserci niente di insolito. Tu che mi dici, Makoto? Qualcuno ha chiesto di me? Qui è tutto normale. Non abbiamo certo chiesto di te. Makoto è malata oggi? Scusate, ho notato la chat solo in questo momento. Penso che siano solo un po' agitati per via delle voci su Ladri Fantasma. Cercate di non farvi influenzare da chi vi circonda, ok? In momenti come questo è impossibile restare calmi. Ha ragione Futaba questo giro, purtroppo. Non dovresti riferire agli altri del bersaglio nel memento. Hai ragione Morgana, però ho faccende un pelo più importante da occuparmi ora, Morgana. Ma dai, che stronzi, guarda. Ricercati con la X è un simbolo di cacca. Pezzi di merda, non meritate nulla. Vi dovevate ancora sorbire Kamoshi da voi. Ehi Haru, come vanno le piante? Ciao, eccomi, ora sono a posto. Oh, Phoenix-kun, ciao! Cosa ne pensi di questi fiori? Li ho portati qui perché vorrei cominciare a dedicarmi al giardinaggio seriamente. Wow, è così diligente! Raccogliere le verdure, perfetto. Fammi sapere se vuoi che coltivi delle piante in particolare. Dunque, cosa faremo oggi? Sono qui per le piante. Questo mi rende felice. Qui queste verdure dovrebbero crescere bene, che ne pensi? Possiamo avere il pomodoro solare che fa 100 SP a tutti quanti, oppure la carota che fa SP totali a una sola persona. Io punterei alle carote. Dobbiamo stare attenti a non danneggiare le radici, spero che crescano in salute. Speriamo bene allora. Vediamo, la carota a chiar di luna dovrebbe crescere bene. Dovrei poterne fare il raccolto il 11-4. Spero che tu non ne veda l'ora. Già, non vedo proprio l'ora, Haru. Tra l'altro, chi altro c'è che ha bisogno di me a parte Shinya? Mi sa solo lui. E allora, Haru, diamo il nostro contributo al giardinaggio. Scusami, sono molto occupata con queste piante. Goffa come sono, è un impegno notevole per me. Oh, ma piccolina, con quei capelli sofficiosi. Sento di potermi avvicinare con Alat. Sento che presto il mio origami si rafforzerà. Prendersi come una pausa ogni tanto va bene. Vuoi aiutare Haru? Certo. Allora mi aiuterai? Beh, se insisti. Non ti preoccupare, ti aiuto io. Wow, Phoenix-kun, hai del talento. Ho una pianta su nel mio attico, sai. Se venissi più spesso il terreno sarebbe molto più fertile. Lo so. A dire il vero, mi sorprende che il mio hobby per il giardinaggio possa tornare utile ai Ladri Fantasma. Finché le tue carote ci ridanno totalmente SP, porca troia, e voglia. Per me era solo un passatempo, è fantastico scoprire che può essere un'utilità pratica. Non ti preoccupare, ognuno scopre sempre un talento nuovo a quanto pare. Ho anche preso a coltivare delle piante tutte mie a casa. Di che tipo? Chicchi di caffè. Vuoi aprire un caffè? Se lo facessi, verresti? In effetti, aprire una boutique del caffè non sarebbe una bellissima idea? Sì, potrebbe essere. A ogni modo, solo di recente ho scoperto il piacere del gusto e l'aroma del caffè. Prima pensavo che fosse semplicemente amaro, adesso riesco a coglierne la complessità. Forse dovrei aprire davvero un caffè. A dire il vero, prima non riuscivo neanche a berlo. Davvero? Io ho un anno che vado avanti a caffè, Carrie. Ah, perdonami, mi stavo facendo prendere dai ricordi. Ah, ti va se parliamo ancora di questo qualche altra volta? Certo, come no. Come ti dicevo, non riesco a fidarmi di nessuno dei dipendenti della Kumura Foods.
E nei miei ricordi l'azienda è stata sempre guidata da mio padre. Entrare nelle sue grazie era molto importante. Alcuni arrivavano a cercare di ingraziarsi persino me. Dopo la sua morte però la situazione è diventata turbolenta. Alcuni dipendenti hanno cercato di influenzarmi per danneggiare dei colleghi. Dicono di rivolgersi a me per rispetto, ma so che vogliono solo manipolarmi. Circolano tante di quelle voci. Le peggiori riguardano il nuovo presidente, Takekura-san. La morte di mio padre l'avrebbe reso felice. Potrebbe persino esserci un fondo di verità. È nell'azienda da anni, ma solo ora mi si mostra gentile con me. Si è persino offerto di aiutarmi nella gestione patrimoniale. Temo però che nasconda dei secondi fini. Potrebbe essere sospetto, effettivamente. Già, non riesco a fare a meno di dubitare di lui. Dopo tutto quello che ti è successo e che ti sta succedendo, ci credo anch'io. L'altro giorno è arrivato persino a consigliarmi di vendere delle azioni. Dice che potrei fare una fortuna. Se lo facessi però, lui potrebbe togliere Okumura dal nome dell'azienda. Sono certa che non lo so, sono andato avanti. Sono certa che Takekura-san stia tramando per impadronirsi dell'azienda. O quantomeno è un'ipotesi. È sicuramente una questione complessa. Già. Nessuno finora mi ha mai dato consigli davvero utili. Sono tutti mossi dall'interesse personale. Ah, che faccio? Grazie per oggi però. Adesso che mi sono confidata con te, mi sento un po' meglio. Oh, e non preoccuparti. Manterrò alta la motivazione anche in questi periodi così difficili. Sento che il mio legame si è aumentato. Grazie, Haru. Cosa abbiamo ottenuto? Ovviamente nulla. Vabbè, va bene così. Resterò qui ancora un po' a controllare il drenaggio. Voglio essere sicura che queste piante crescano al meglio per i ladri fantasma. Brava Haru, patte patte sulla testolina. Beh, ci vediamo. Beh, buona serata Haru. Spero che le piante allora crescano bene. Dimmi. Oh, scusa, volevo chiederti una cosa. Non è di vitale importanza, ma qual è la tua verdura preferita, Phoenix-kun? Credo sia meglio piantare cose che piacciono a tutti. Le carote vanno benissimo, tranquilla. Oh, ho proprio quelle piantule. Posso farne crescere un bel po'. Le carote sono fantastiche, vanno con tutto e aggiungono colore. Oh, e stanno bene nel curry. Grazie per la tua opinione, farò del mio meglio per farle crescere. Spero di poter contare su di te in futuro. Beh, buonanotte. Grazie Haru, buonanotte anche a te allora. Oh Sojiro, che mi dirai oggi? Ah, ok, Taka, tranquillo. Allora, chi è disponibile? Chihaya, ma non è disponibile. E a che ci manco a parlarne, non c'è. Farei un tentativo con Chihaya. Proviamo ad andare da lei. Le chiediamo una lettura su se stessa e vediamo se funziona. Vediamo se è funzionato. Yes, cazzo. Brava Chihaya. Forza, solo un'altra serata ci serve, Chihaya. Ah, ricordi cosa è successo l'ultima volta? Quando è venuto quell'uomo, il presidente Fukurai. Se hai tempo, potresti restare a parlare un po' con me? Se mi aumenti il nostro rango, Chihaya, volentieri ci rimango, visto che mi serve la tua richiesta di memento. Su, signorina. Ok, andiamo da un'altra parte. Dove vuoi andare? Ah, sulla panchina. Ho pensato molto al nostro ultimo incontro. Vedi, non sono stata del tutto onesta. Ma ho deciso. Ti dirò ogni cosa su Fukurai-san, compreso il motivo per cui ho deciso di lasciare il villaggio. Raccontami la tua storia. Ti ho già detto quanto il paese fosse piccolo, tradizionale e isolato tra le montagne, giusto? Quando ero giovane predissi un forte terremoto. Ho una piccola sensazione di déjà vu, ma credo che sia uscito prima questo gioco del film, forse. Gli abitanti mi trattavano come una divinità, ma più disastri prevedevo, più me ne davano la colpa. Per loro ero maledetta, ero un mostro. Così decisi di isolarmi, ma le persone venivano comunque a lanciarmi sassi contro le finestre. Che persone di merda! Tutto ciò è continuato fino al giorno in cui una folla inferocita ha dato fuoco alla mia casa. L'epopea di persone di merda. Ecco perché ho deciso di venire a Tokyo dopo il liceo. Volevo cambiare il mio destino. Non conoscevo nessuno, ma avevo bisogno di soldi, così accettai un lavoro in un piccolo nightclub. Ero circondata da gente pericolosa, ed è stato lì che Fukurai-san mi ha trovata.
Aggiungo tra parentesi che lui era una di quelle persone pericolose, secondo me. Sai, anche lui è un sensitivo. Ha capito subito che era una fuggitiva appena arrivata da Tokyo. Quando gli ho spiegato il motivo per cui avevo abbandonato il villaggio, mi ha invitato subito alla PC. Fu allora che mi battezzò sacerdotessa del sollievo. Mi disse che con i miei poteri divini potevo salvare le persone in difficoltà, che potevo essere molto di più del mostro che vedevano alcune persone. Quando me lo disse, scoppiai in lacrime. Dentro di me sapevo che le pietre sacre non avevano alcun potere, ma credevo di poter salvare le persone pur credendomi un mostro. O forse proprio perché lo sono. La verità è che ho sempre venduto le pietre sacre con il mio personale tornaconto. Sono una persona orribile, eh? Sì, sei una persona di merda. No, non lo sei, anche se mi hai rubato 100.000 yen. Cosa? I tarocchi dicevano che ora avresti dovuto odiarmi. Non pensavo che avresti ribaltato ancora una volta il fato, Star-san. Sai una cosa? Ho capito i miei errori. Non continuerò a chiudere un occhio di fronte all'ingiustizia. Denuncerò la truffa del presidente e farò aprire gli occhi a tutti gli altri membri. Grazie per avermi prestato ascolto oggi. Se vuoi parlare di qualcosa, sarò felice di restituirti il favore, Star-san. Restituiscimi i soldi, invece. Bagascia. Lettura speciale del futuro. Non che ci serva, però ricordiamoci che a noi ci serve la prossima richiesta del futuro. Ora che ci penso, per convincere le persone non basterà dire che le pietre sacre sono inutili. La PC tiene dei seminari per i fedeli, dove fa loro un vero e proprio lavaggio del cervello. È per questo che le persone credono di aver bisogno delle pietre sacre. In realtà non ho alcuna influenza, pur essendo sacerdotessa del sollievo. Chi è davvero il presidente? Devo pensarci ancora un po' su. Ne parleremo di nuovo la prossima volta. Beh, grazie ancora per oggi. Io spero che la prossima volta sia domani, però, Chihaya cara. Star-san, potresti starmi a sentire? Ora che ci penso, non è che sapessi molto al riguardo del presidente o della PC in generale. Perciò stavo pensando di fare qualche ricerca prima. Ne ho abbastanza di far finta di nulla. Fai attenzione allora. Me la caverò, fidati di me. Sono un po' agitata, ma devo farlo per gli altri membri. Spero di trovare informazioni convincenti, qualcosa con cui riportare gli altri alla ragione. Lo spero per te, guarda. D'ora in avanti mi affiderò ai miei occhi invece che a delle criptiche predizioni. Ti farò sapere se trovo qualcosa, quindi per favore fammi sapere se mi visiterai di nuovo. Adesso però devo proprio andare, ciao. Chihaya, tesoro, spero proprio che il tuo voler andare coincida col fatto di, non lo so, di farmi aumentare il nostro confident. E guarda un po', ora siamo seduti. Caso vuole che però non è che abbia niente da leggere. Leggiamo un libro a caso, tanto non è che mi serva. Hai finito di leggere la storia di Buchiko, un cane che non ha mai smesso di aspettare il suo padrone a Shibuya, un amico leale fino alla fine. Devo ammetterlo, questa storia è commovente. E tu, non scalda il cuore anche a te? Beh sì, è una bella storiella in realtà. Ah, siamo quasi alla stazione. Beh, direi che hai sfruttato il tuo tempo in modo efficace. Direi proprio di sì. Oh, Akechi, ciao. Buongiorno Phoenix. Ieri ho lavorato fino a tardi, oggi sono molto stanco. Immagino che non ti sia scordato del termine. Farò del mio meglio, anche per tutti voi. Quando i ladri fantasma finiranno quest'ultimo lavoro, dubito che ci vedremo ancora in privato. Oh, davvero? Non fraintendere, è stato tempo ben speso, una parte di me è dispiaciuta. Ma quando vi sarete sciolti, tutti saranno impegnati a trovare l'autore dei Raptus. Fino a quel momento però, continueremo a lavorare insieme, con permesso. Oh Akechi, da quando ci hai scoperto sei veramente uno tsunderino. Mi tratti con molta freddezza, e io questo non me lo merito. Io ti volevo essere amico. Sono insegnante da ben 20 anni, ma questo è stato l'anno più assurdo della mia carriera. Prima di quegli incidenti in aprile, poi ladri fantasma e il preside. Oh, sì, è una situazione assurdamente tranciante. Vi starete chiedendo perché abbia usato un termine simile, eh? Ebbene, Star-kun, mi dica? La parola trans faceva originariamente parte di un codice usato dai ladri nell'antichità. Sai dirmi cosa significa trans nell'antico dialetto dei ladri? Una quota della refurtiva? Esatto.
La sai lunga, eh? Oserei dire che anche tu sei un po' tranciante. Sto scherzando, ovviamente. Sei senz'altro diligente nei tuoi studi. Finalmente qualcuno che l'ha capito. Sebbene agissero in gruppo, anche i ladri nel passato bravavano innanzitutto la loro fetta. Se volevate parte del bottino rubato ai ricchi, dovevate esigere la vostra trance. Oh, è bravo! Come ha fatto a rispondere? Yarujanega! Beh, che dire. Io studio e voi no, chi lo sa? I giovani d'oggi usano molte parole provenienti dall'antico dialetto dei ladri. Viviamo davvero in tempi molto bui. Ho ascoltato un sacco di teenager, ma non ricordo di avergli mai sentito dire trans. Comunque è così appassionato che sarebbe crudele controbattere. Ma in realtà non è vero. Oh, davvero? Io ci credevo, che palle. È piuttosto grave che non ci siano, che non ci siamo riuniti a ritrovo. Ok, raduniamoci agli altri. Scusami, Morgana, decidi tu ora? Mako-chan! Morgana, ti sembra che decidi tu? Non pensavo che prendessimo lo stesso treno. Haru, che coincidenza, stavo proprio pensando a te. Oh, davvero? Già, da dove comincio? Le battaglie che affronteremo d'ora in avanti saranno sempre più dure, dico bene? Ho riflettuto sul nostro approccio agli scontri nella speranza di trovare qualche nuova strategia. Ho elaborato un'idea, ma avrei bisogno del tuo aiuto per metterla in pratica. Io? Ma certo, se posso darti una mano, lo faccio più che volentieri. Lo apprezzo molto. Allora, avevo pensato che... Senti, questa è la mia idea. Mako-chan? Ora che ci penso è probabile che questa idea possa sembrare piuttosto assurda. Non preoccuparti, se l'hai pensata tu, Mako-chan, sono sicura che sarà grandiosa. Mi fa piacere sentirtelo dire. Ok, sei pronta? E questo era il piano. Allora, che ne pensi? È un'idea fantastica! Sarà un onore poter dare una mano. Oh, grazie. Beh, spero che funzionerà. Lascia fare a me. Wow, Mako-chan, a volte scogiti proprio delle mosse audaci. Ti ammiro molto per questo. Davvero? Non so che dire, davvero, ma grazie. Sono certa che con un piano così grandioso la stella esaudirà il nostro desiderio. Ne sono certa. Lo spero per te, guarda. E rieccoci tutti a ritrovo, nonostante io non lo volessi. Così è questo il posto che usate come ritrovo. Iniziamo! Le indagini pilotate su di noi inizieranno il 20 novembre. Questa sarà la nostra scadenza. Esiste qualche possibilità che vengano anticipate? Ne dubito fortemente. Come puoi esserne così sicuro? Non vogliono catturarci il prima possibile. Saranno anche corrotti, ma la burocrazia ha i suoi tempi. Per procedere, devono prima compiere determinati passi. Se la situazione non si aggrava all'improvviso, non agiranno solo sulla base di prove circostanziali. Sono colpita, signor detective. Ne sai parecchio sulle loro questioni interne. Sì, è molto promettente. Beh, il nostro è un mero rapporto di dare e avere. Mi avete aperto le porte del ladro fantasma. Mi sembra giusto ricambiare il favore. E se la squadra investigativa agirà in modo imprevisto, vi avviserò tutti per tempo. Te ne saremo grati. Ah, lo speciale di Haru e Makoto è stato sbloccato. Ma se io ora me ne andassi, così per dare in culo a Morgana? Anche se, giusto per sicurezza, vorrei vedere chi era disponibile oggi. Di concreto nessuno, quindi, beh. Rieccoci tornati con il nuovo microfono dopo che l'altro si è rotto e per una settimana non ho fatto nulla. Allora, io... sinceramente vorrei far passare fino a domenica prima di entrare nel palazzo. Manca solo giovedì, venerdì, sabato, domenica, 4 giorni. Quindi prima di entrare nel palazzo voglio andare avanti. Fanculo Morgana che dà gli ordini, sono io che comando qui. Allora occupiamo il tempo in modo intelligente. Andiamo al tempio, anche se possiamo provare ad andare alle freccette. Proviamo un attimo ad andare alle freccette con Akechi e Morgana. Akechi purtroppo è un po' stronzo. In questo gioco delle freccette tu puoi giocare con il 1 punti, 301, 501 e 701.
lui farà per forza di cose il 701, ovvero non puoi vincere in 4 turni ma solo in 5. Vediamo chi viene oltre a lui. Ah, lui è Morgana, perfetto. Ok, iniziamo la partita. E appunto, non arrivando al completismo massimo, devi venire con lui due volte qui. È stronzo. D'accordo, iniziamo. Io sono prontissimo. Bene, giochiamo a 701. La cosa ti crea problemi? Assolutamente no, Keiichi. Vai tu per primo. Ok, prima le signore, giustamente. Keiichi, caro. Allora, alla fine me lo sono ricordato come si usa il terzo occhio, sono stato stupido io. Dobbiamo prima tenere premuto R2, poi L2. Ecco fatto. Vedi? Così si gioca a Keiichi. Purtroppo anche prendendo il punteggio più alto possibile, non possiamo far vincere a Keiichi in una mano sola. Ecco fatto. Anche così, anche se lui facesse un triple 20 per tre volte, non arriverebbe a vincere lo stesso, purtroppo. Ho appena notato una cosa. Lì dove c'è scritto mercoledì, sotto l'immagine ci sono i pancake. Oh no, anche qui prendono per il culo a Keiichi. Ecco fatto. Partita perfetta. Ecco una chiusura a 0 punti. Giocare a freccette in coppia non è così male. Lo so, Keiichi, soprattutto perché ti aumenta la tua staffetta. E un po' mi sento stupido a non averla fatta subito questa cosa, ma ehi, meglio recuperare ora, no? Sono il prossimo, ora vi mostro cosa fanno queste zampe. Ma io mi chiedo, la gente che vede un gatto giocare a freccette non dice nulla. Chiuso al terzo round. Principiante delle freccette. Wow. Che trofeo incredibile. È stato piuttosto divertente. Possiamo allenarci e divertirci al tempo stesso. Questo posto è proprio accogliente. Già, e spero a questo punto che non ci sia nessuno anche domani pomeriggio. Così andiamo ancora con Keiichi e lo completiamo e siamo tranquilli per questo palazzo. Vediamo chi mi scrive. Keiichi, vuoi passare del tempo ancora con me? Oh, sono lusingato. Oggi sei libero. Pensavo che potremmo fare un'altra partita a biliardo. Del resto a nessuno dei due piace perdere, dico bene. Hai proprio ragione, Keiichi. Vado a prendere una persona giusta. Tanto, sfortunatamente, Chiaia manco c'era oggi. Però portiamoci un attimo avanti lo stesso. Perché magari non c'è il confidant, per carità. Però lei è qui seduta. Chiaia, sai benissimo cosa dobbiamo fare, vero? Lettura delle affinità. Vorrei anche pensare da Keiichi, in realtà, visto che dobbiamo ingranare con lui. Ma ci dobbiamo occupare di Chiaia. Ci dobbiamo occupare di lei perché ci serve il suo cavolo di confidant. Ora che abbiamo pensato a Chiaia, andiamo a prendere la persona. A Keiichi, ora posso venire da te. A che punto siamo noi due? Rango 6 o 7? Rango 6, quindi il prossimo è il 7. A Keiichi, arrivo subito. Grazie. Ti aspetta Kikyoji, allora. Immagino che dovrò trovare qualcosa da fare nel frattempo. Puoi anche restare nella borsa, Morgana. Il biliardo è proprio un gioco affascinante, non trovi? Non basta colpire la palla dritto per dritto, devi essere indiretto, ma preciso, per mandarla in buca. Sai, Keiichi, da quando abbiamo giocato la prima volta io sono migliorato moltissimo. Ed è per questo che è divertente. Esatto, ma l'aspetto più curioso è che ha molti punti di contatto con un teorico crimine perfetto. Devi eliminare il tuo obiettivo senza stabilire una connessione diretta con lui. Ti ricorda qualcosa? I casi di Raptus, amico mio? Esatto, vale anche per i casi dei crimini con il cuore risvegliato all'improvviso. Ogni evento che accade, anche il più insignificante, potrebbe scaturire da una palla che, ne colpisce un'altra. Taccate! Ma non c'è garanzia che la palla possa essere controllata con precisione. E nonostante le migliori intenzioni del giocatore, quella potrebbe colpire altri ostacoli lungo il cammino. Anche così, intendi ancora affrontare questa partita? Cazzo, ho preso la mia decisione io. Lancio perfetto? Bravissimo.
Notevole, hai vinto. In realtà no, perché se dovessimo essere precisi dovrebbe mandare anche la palla nera in buca. Un match decisamente concitato. Che ne dici di rinfrescarci nella brezza serale per il momento? Come vuoi. Beh, è una brezza novembre, quindi fa un po' freddo, no? Anche giocando con uno svantaggio, sono sorpreso che tu mi abbia battuto. Sei diventato bravo. Lo so, grazie, mi sono appassionato al gioco. Come te, io non accetto le sconfitte. Capisco, perciò condividiamo anche questa prospettiva, eh. Sei davvero affascinante. Akechi, non mi dire queste cose che però le prendo a male. Ricordi quando ho detto che io e te siamo simili? Siamo entrambi vittime di adulti ingiusti e ora abbiamo il potere e la volontà di ribellarci. Eppure io lo faccio come detective, tu lo fai come ladro fantasma. Sono due posizioni agli antipodi. Beh, siamo comunque compagni, no? E non ti andrebbe di unirti a noi? Me lo stai chiedendo seriamente? Perché non ti unisci tu a me invece? Ti basterebbe abbandonare i tuoi attuali compagni. Allora, avessi tolto l'ultima parte a Akechi, se tu mi avessi chiesto unisciti tu a me, ci sarebbe stato ancora. Togliere i compagni è una brutta parola. Cattivo Akechi, cattivo. Che poi, sto guardando anche l'anime adesso insieme alla mia ragazza, e durante la parte di Madarame Akechi chiede a noi, non sapendo ovviamente dei ladri fantasma ancora a quel punto, di unirci a lui, di diventare il suo assistente. E io ho detto alla mia ragazza, questa parte, nella parte di Madarame ovviamente, non esiste, ma c'è qui la sua richiesta di unirsi a lui. Gli occhi di Akechi sono terribilmente seri, devo dargli una vera risposta. Che te ne pare? Tu sei il mio rivale, non posso accettare. Sei davvero intrigante. Comunque concordo, una relazione tra pari ci si addice maggiormente rispetto all'essere complici. Indipendentemente da come le cose si evolveranno. A ogni modo, ciò che hai detto è molto significativo. Non scordarti la tua decisione, d'accordo? Oh, Akechi. Ci penserò su, tranquillo. Detto questo, finché coopereremo, puoi contare sulla mia forza. Sta tranquillo, farò la mia parte. Vi tornerò molto utile, fidati. Lo so, Akechi, sento che il mio legame si è rafforzato. Lo so che questo è una cosa molto importante. Arisen rigenerativo. Perfetto. A proposito, avevo detto che avrei dato il 100% se mi avessi battuto con la mia mano destra. Beh, lo terrò a mente. Perfetto. Beh, ci si vede allora. Non vedo l'ora di sfidarti con la tua mano dominante, Akechi-kun. Sì, dimmi. Ehi, sono io, ti va di scambiare due chiacchiere? Certo, non smetti mai di stupirmi. Non era la mia mano dominante, certo, ma è incredibile che tu mi abbia battuto. Akechi, mi sono allenato, che ti devo dire? Il tuo spirito di competizione è degno di lode. All'inizio eri terribile, ma mi hai raggiunto in un lampo. Devo chiedertelo, perché contro di me diventi così competitivo? Perché siamo rivali o no? Sì, è così. Nessuno dei due vuole perdere perché lottiamo per i nostri ideali. Nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive, Akechi? E questo è precisamente perché non posso permetterti di cambiare. Così come sei, nel modo in cui pensi ora, non posso permetterti di vincere contro di me. Beh, forse ho esagerato. Ti lascerò stare per ora. Buonanotte. Ciao Akechi, buonanotte. E un'altra giornata passò e qualcuno mi scrive di notte. Ah, chi può essere a quest'ora? Non lo so. Ah, Mishima, vuoi andare a Dometown? Ho ricevuto alcune notizie che non posso ignorare. Ho preso due pass, ti va di andare a vedere domani? Vuoi inteso di andare a Dometown con Mishima? Accettiamo. Grazie, è rassicurante averti al mio fianco. Ok, ci vediamo domani, buonanotte. Dometown è un parco divertimenti, vero? Sarà fantastico. Va bene, andiamo a visitarlo allora. Ah, Mishima, mi porti sempre in posti strani tu, eh? Ah, ma oggi è festa, ecco perché c'è scritto. 17 giorni mancanti, non c'è tempo per rilassarsi, sai? Morgana, ti tiro un cazzottino qua in fronte, sappilo. È strano andare a un parco divertimenti con lui, ma pensiamo solo a divertirci. Va bene, andiamo a divertirci con Mishima, forza. Stando alle mie info, quella sala giochi è frequentata da un cheater. Oh, ma sai che novità. Fa scommettere i suoi avversari e poi vince il malloppo barando.
Ah, Star Sun, che ci fai qui? Sto facendo una pausa. Una pausa? Magari. Cavolo, è perfetto, davvero supereroe. Supereroe? Già, vogliamo sistemare quel cheater che viene qui. Bara? Ah, forse intendi il tizio che ho appena battuto. L'ho fatto nero ed è tornato a casa piangendo. Era un po' arrugginito dato che non si tratta di Gunabout, ma poi ho carburato ed è stato facile. Che cosa? Davvero? Ma sei solo un ragazzino. E allora? L'età non conta. Beh, ehi, ho già visto la tua faccia da qualche parte. Oh, ma tu sei Shin Yoda, il prodigio del gaming. Non rivolgerti a me con un onorificio, che poi chi sei? Non ti ricordi di me? Ci siamo sfidati una volta ad un torneo. Sono io, Mishiman. Non ricordo. Ho combattuto con così tanta gente, ma mi saresti rimasto in mente solo se fossi stato davvero speciale. Wow, sei davvero il re. Parli in modo così cazzuto. Ma chi è questo qua? È un tuo amico? Più o meno. È una cosa così... E questo cosa vorrebbe dire? Noi siamo amici! Star Sun, hai un po' di tempo libero? Ti va di fare un giro al parco? Qui non c'è Gunabout e mi annoio con tutta questa gente che mi osserva. Andiamo! Ah, ma tra l'altro qua ci siamo già stati! È il posto dove c'è quel luogo con i pancake giganti. Ehi, anche lui vuole giocare. Sì, sì, può venire anche lui. Wow, che gentile! Sapevo che il re aveva un gran cuore. Mishima, oh santo cielo, sapere che la giornata era persa così, piuttosto mi andavo a fare altro, no? Piuttosto andavo al, non lo so, al tempio. Ho sentito un altro Raptus, questa volta ha colpito il dirigente di una società. Ancora, dopo Kumura ce ne sono stati molti altri. I ladri fantasma stanno davvero esagerando. Non si staranno facendo prendere la mano. Ma la polizia non intende fare nulla. Sempre colpa nostra, ovviamente, no? Succede il cataclisma finale ed è colpa dei ladri fantasma, certo. Maledizione, la gente si comporta come se li avessimo uccisi noi! Ho addirittura sentito dire che saremo degli assassini assoldati per liquidare le vittime dei Raptus. Ah, ma è ovvio che non è quello che stiamo cercando di fare! Deve essere parte del piano per addossare la colpa ai ladri fantasma. Dopotutto, il vero colpevole è quello che ha ucciso le persone precedenti in quella classifica. È imperdonabile! Certo, non ho intenzione di fargliela passare liscia. Cavolo, questo tizio è veramente implacabile. Non ricordo che abbiamo fatto qualcosa per farci odiare così tanto. Ha usato anche mio padre. Non riesco a immaginare il suo movente. Dovremo semplicemente catturarlo e interrogarlo. Prima però dobbiamo risvegliare il cuore di mia sorella. Questo è il primo passo necessario per fermarlo. Sono d'accordo, il vero colpevole dovrà essere catturato. Ma prima dobbiamo occuparci di Sai-san. Se vengono considerati gli indici di gradimento, forse verrò preso di mira anch'io. Sto scherzando. Beh, magari non da noi, Akechi. Anche se sembrerebbe che in un cut content anche Akechi avesse un palazzo. Dico solo questo. Il problema della PC. Yes, cazzo, brava donna. Le cose con la PC sono più complicate del previsto. Non so cosa fare. Possiamo parlare? Assolutamente. Allora, che intenzioni hai? Vuoi vederti con Chiaia? Anzi, aspetta. Rango 7. Perfetto. Richiesta del memento attivata. Parliamo con lei. Mi spiace disturbarti. Ti aspetto. Oh, finalmente. Finalmente. Cazzo, Sicilia! Il presidente sta insistendo molto per farmi vendere quelle pietre. Sto cercando di sfruttare l'occasione per indagare sui seminari della PC per smascherarlo. Ma più vado a fondo, più la faccenda si fa inquietante. Che cosa hai scoperto? A quanto pare la PC non guadagna molto dalla vendita delle pietre sacre. È solo un diversivo. Gli incassi arrivano principalmente dai seminari. Lì danno ai partecipanti una specie di droga. Cazzo, dove cazzo si è andata a infilare, Chiaia? A quel punto li incoraggiano a donare i propri risparmi in beneficenza alla PC. Dopo alcuni seminari sono anche scomparse delle persone. Questa follia ha distrutto da intere famiglie. Cazzo, cosa ti sei andata a infilare, veramente?
Vendendo quelle pietre fasulle ho supportato direttamente le loro azioni orribili. So che questo non cancellerà ciò che ho fatto, ma voglio aiutare gli altri ad aprire gli occhi. Nell'APC mi parlano in pochi e chi lo fa non mi darà ascolto. Che cosa posso fare, Star Sun? Queste persone andranno incontro a un destino orribile. Oh no, è colpa mia. Deve esserci un modo per incastrare il presidente. Ma certo, devo solo confessare tutto quello che sta facendo, anche a costo di restarci coinvolta. È l'unico modo. Sembra che Chihaya non sappia come affrontare la cosa. Di questo passo potrebbe fare qualcosa di avventato. Devo occuparmi del presidente prima che ciò accada. Ah, sono l'unica che può fermarlo, vero? Come si chiama Fukurai? Ah, il presidente. Si chiama Yuichi Fukurai. Perché me lo chiedi? Non farci caso, vai tranquilla. Oh. Ah, che strano. Sembra che le carte siano cambiate. Il mio futuro è allineato con quello del Trickster. Che cosa vorrà dire? Comunque il mio fatto non cambia. Sono destinata a essere un mostro. Ah. Devo occuparmi del presidente per Chihaya. Richiesta ottenuta. Ta-ta-ta-tang. Devo pensarci un po' su. Per oggi finiamola qui. Allora, ci vediamo. Ciao, buona serata. Oh, finalmente Chihaya ci ha dato la sua richiesta. È il momento di andare nel memento. Buongiorno Phoenix-kun, Mona-chan. Giornali, televisione, i ladri fantasma sono su tutti i notiziari. Siamo dei fuorilegge ormai. Dobbiamo dimostrare la nostra innocenza. Dobbiamo farlo anche per mio padre. Perché oggi non entriamo nel palazzo? Vorrei fare qualche passo avanti. Non essere impaziente, dobbiamo aspettare ancora un attimino. Non volevo metterti fretta, ti chiedo scusa, sono solo preoccupata per Mako-chan. Ci sono tante preoccupazioni quando l'obiettivo è una persona cara. Comunque, spero che vada tutto bene, mettiamocela tutta. Vai tranquilla, Haru, ce la faremo e non ci saranno problemi. L'importante adesso è decidere quando entrare nel memento e quando entrare nel palazzo. Questo paese è diventato pericoloso e la pace è l'unica caratteristica positiva rimasta. I ladri fantasma dovrebbero bersagliare qualcun altro e lasciare in pace questa isoletta. Effettivamente succede tutto in Giappone, vero? Tipo, oh, non saprei, magari la città casinò di Las Vegas. Ci sono state ed è fantastico. A dispetto della provenza sono micidiale a carte. I quattro semi delle carte simboleggiano tutti qualcosa. Signor Star, dai un'occhiata qui. Mi dica? I fiori sono un bastone, i quadri sono un denaro, e le picche che cosa sono? Una spada? Eccellente! La picca è una spada. Se stringiamo gli occhi, le somiglia, vero? Sembra più la punta di una lancia, in realtà. E i cuori sono una coppa. Originariamente erano disegnati così in riferimento del Santo Graal. Oh, che bello! Si dice che i semi rappresentino anche delle classi di persone. Il clero custodisce il Graal. Tuttavia c'è una carta che non appartiene ad alcuna classe. In altre parole, è priva di seme. Il Jolly? Wow, sul serio, è stato bravo, Yarujanega. Lo so, Morgana, guarda qui che bravo che sono. Questa carta singolare è il Jolly, ovviamente. Alcuni dicono che abbia avuto in origine dal matto dei tarocchi, ma nessuno lo sa con certezza. Sono comunque entrambe delle carte speciali, capaci di causare effetti inaspettati. Usarle bene è vitale. L'hai sentita, Joker? Il tuo nome ti calza a pennello, se posso dirlo. Anche io mi sarei dovuto scegliere un nome cool. E invece hai scelto Mona, che è un abbreviativo del tuo nome. Stupido gatto. No, non è vero, poveri. Cugi cugi qua sotto il mento. Speravo rimanesse almeno fino al nostro diploma. I ladri fantasma sono studenti della nostra scuola, vero? Cosa? E chi è là? Avevo davvero una cotta per il dottor Maruki. Ora non ha più senso andare in infermeria. Mi sono spaccato un braccio. Ma non c'è Maruki, quindi che cazzo ci vado a fare? Chi è che mi scrive? Vieni in sala giochi e che facciamo? Beh, non lo so.